Voilà! Bentornati in onda. Visto che l'altra volta non ha funzionato. Vabbè, così non mi vedete. Niente. Non mi vuole. Ma non importa, dai, fa lo stesso anche senza la mia. Wow! Ok. So. E infatti ho fatto tutta un'altra cosa. Vabbè, non importa. Evviva! E no, perché il bello che, capito, man mano che si va avanti dall'esperienza, le nuove aule che vengono costruite sono sempre migliori e più adatte. Va bene. Allora, e quindi felici di queste nostre capacità di umani di inseguire il progresso, possiamo iniziare con la seconda parte del nostro studio dello sviluppo della drosophila, ovvero il modo in cui viene specificato l'asse antero-posteriore. Okay. Quindi siamo partiti da quello dorso-ventrale, che è un po' più corto, lineare e semplice. Quindi c'è, abbiamo visto il morfogeno, fa il gradiente, questo gradiente viene interpretato, cioè questo gradiente si riflette nell'attivazione di un fattore di trascrizione, anche lui ha gradiente, e questo poi viene interpretato da un gene regolatore network che suddivide i destini cellulari lungo l'asse dorso-ventrale. Bellissimo. Ok, l'asse antero-posteriore funziona, diciamo così, in maniera simile, vedremo ci sono delle differenze, però è sicuramente più complesso. Ci sono molti più pezzi che devono essere specificati lungo questo asse antero-posteriore, d'accordo? Che includono anche tutta una serie di differenze lungo l'asse dorso-ventrale. Quindi diciamo così, il segreto del piano del corpo della drosophila sicuramente risiede anche sull'asse antero-posteriore, ma è soprattutto visibile sul dorso ventrale, ma soprattutto visibile sull'asse antero-posteriore, ok? La testa, i piedi, cioè il grosso della specializzazione delle diverse parti del corpo lo vediamo su questo asse antero-posteriore. Quindi come viene specificato? Allora, prima di, insomma, le tappe dello sviluppo della drosophila più o meno le abbiamo già viste, quindi cerco di rievocarle, di farle riemergere come delle bollicine dopo il pranzo, anzi come il panino. E appunto partiamo in questa diapositiva dal cellular blastoderm. Vi ricordate? Quindi quando il sincizia blastoderm si cellularizza, siamo al 14° ciclo nucleare, e in questa fase in realtà noi abbiamo già la specificazione di alcuni territori del corpo, ok? Quindi le porzioni, diciamo così, della testa, del torace e dell'addome sono già in qualche modo specificate. E in realtà per vederle però, per il momento queste cellule sembrano tutte uguali, quindi questo è ancora, diciamo così, una specificazione, un potenziale che noi possiamo assaggiare in vitro, trapianti, quelle così, non vengono facilmente fatti con drosophila, però diciamo siamo a quel livello di specificazione lì. Ok, però dal 14° ciclo in avanti invece parte la gastrulazione, e se vi ricordate c'era questa germ band extension, quando diciamo così l'embrioncino si allunga facendo il giro da sopra, per poi avere una germ band retraction, germ band retraction, possiamo usare un accento più americano o inglese, chiamarla la germ band retraction. Comunque, il punto è che in queste fasi invece noi cominciamo a vedere una specializzazione lungo l'asse antero-posteriore. Lo vedete, qui dovete fare il giro per seguirla. Okay, qui ce l'avete tutta da davanti a dietro, però cominciamo a vedere appunto comparire questi segmenti, una serie di segmenti che anche a questo livello sembrano piuttosto simili, ma poi di nuovo vedremo col procedere dello sviluppo invece che si differenziano anche loro in segmenti diversi tra loro. Okay. Allora, questa è la storia dell'asse antero-posteriore, quindi noi cercheremo di capire soprattutto in questa prima fase come avviene la specificazione di queste cellule, come fanno a sentirsi più anteriori, più posteriori, e poi anche però come fanno a
delimitare questi confini precisi, perché a un certo punto finirà un segmento e deve cominciare quello successivo. Quindi, quindi dividere il corpo in parti, definire in modo preciso i confini e poi specializzare le diverse parti in fenotipi diversi, no? In un punto ci saranno le zampe, in un altro le antenne, in un altro le ali e via così. D'accordo. Ok, e questa appunto è la genetica del piano del corpo. Allora, vi faccio vedere solo ancora qualche immagine veloce delle larvette, tipo questa. Ve lo ricordate questo ventral farro? Che cos'è? L'abbiamo visto lungo l'asse dorso ventrale. Questa è una visione ventrale. C'era il 14° ciclo, abbiamo visto che c'era la specializzazione, no? Dorsale entrava, divideva i territori e poi a un certo punto partiva la gastrulazione, ok? Che inizia con il mesoderma che si invagina all'interno, ok? In realtà queste parti questa volta non le studieremo particolarmente, ok? E in realtà noi studiamo tutto quello che succede prima di questa fase, ok? Che però avrà delle conseguenze successive, in una fase in cui invece poi i tessuti sono determinati, nel emergere di queste strutture più differenziate, ok? Che saranno i segmenti. E qui si vedono molto bene queste microfotografie col microscopio a scansione. Quindi qui ci saranno una serie, vedete, questi sono i segmenti della testa, sono i tre segmenti della testa, adesso cominciamo a impararli. Poi ci troveremo tre segmenti toracici, magari segnatevelo, va, che in effetti questo ci servirà. Ci sono tre segmenti della testa, tre segmenti toracici e poi otto segmenti addominali. Così lo sapete, 3, 3 e 8. 3, 3, 8 è il prefisso della drosodia. Asse antroposteriore. Ok, e se andiamo ancora avanti con lo sviluppo, a un certo punto questi segmenti diventano molto bene evidenti, e questo è stato diciamo un vantaggio per chi ha studiato la drosofila, che li ha portati a vincere il premio Nobel, un piccolo dettaglio che però si è portato dietro un premio Nobel, e che è che questi segmenti sono poi ben riconoscibili e distinguibili lungo l'asse del corpo proprio per la presenza di questi dentelli che sono un po' a cavallo tra la porzione caudale di un segmento e la porzione anteriore del segmento successivo. Ok? Quindi, diciamo, il confine dei segmenti passa praticamente qui. A cavallo, qui non li vedete molto bene, ma insomma c'è ancora una piccola fila di dentelli e poi c'è questo gruppo di dentelli, cuticola nuda e poi altri dentelli. E se ci avete l'occhio, se riuscite a farvi l'occhio, vedrete che questi pattern di dentelli non sono proprio uguali. E quindi possiamo identificare dei segmenti differenti. Ok, questi segmenti in realtà, l'abbiamo già visto, sono significativi perché non determinano solo l'asse del corpo della larva, ma determineranno poi anche, evolveranno in quelli che sono i segmenti dell'animale adulto dopo la metamorfosi. Ok, quindi i confini sono netti, sono definiti durante lo sviluppo e rimarranno tali anche nell'adulto. Ok, quindi le diverse parti della cuticola, il sistema nervoso, seguiranno tutti quella serie di confini che vengono definiti alla fine della prima guerra gastrulare. Ok, però alla fine, subito prima della gastrulazione, verranno definiti dei confini e quelli rimarranno fissi fino all'animale adulto. Ok, ma quindi oggi racconteremo questa storia, la racconteremo attraverso mutanti e altri animali strani e bizzarri. Cominciamo a farci l'occhio. Guardate un po', questa è una larva wild type. Adesso vi faccio vedere qui sotto tre mutanti di geni materni, perché ricordiamocelo, ce lo siamo già detti, l'abbiamo già visto, nella drosofila
diciamo, c'è una forte componente materna nello specificare gli assi. Ok, l'uovo praticamente ha già l'impronta di quello che sarà il futuro embrione. Quindi una mamma molto ansiosa che ha già segnato tutti i punti, e ha già comunque definito i poli. Adesso si tratta per l'embrione di interpretare questi poli e tradurli in un asse del corpo, un altro posteriore e dorso ventrale. Ok, questi sono tre geni materni, quindi tre geni che appunto sono stati lasciati dalla madre nell'ovocita e che influenzano lo sviluppo. Riuscite a farvi l'occhio? Riuscite a vedere? Questo sembra un gioco della settimana linguistica, non li fanno molto biologici, però si potrebbe provare. Spot the difference. Cosa manca qua? Cosa manca in questo embrione? In questa larvetta? Forse non si vede bene, scusate, non è segnato sopra. Questa è la testa, questa è la coda. Ok? Manca la testa. Ok, qui cosa manca? Ma un bel pezzo di roba in mezzo. Ok, quasi tutto l'addome. Qui manca tutta la parte addominale. E qui che cosa manca? Nel mutante torso. Mancano? Le estremità, ok? E diciamo, se vogliamo tradurre in termini di quella face map che vi ho fatto vedere prima, essenzialmente quello che questi sono i territori qua in rosso che vi vengono identificati, quindi di questo cellular blastoderm, che in realtà sono defective e che di fatto qui verranno a mancare, verranno proprio a mancare. Ok. Sì, ma del pattern di espressione ne parliamo dopo. Ok, cominciamo con un gene. Ok, con un gene molto importante. E però prima dovete dirmi che cosa manca in questo embrioncino. Cosa c'è di strano in questo embrioncino? Ok, qui questa volta abbiamo una immagine della cuticola, di nuovo della larva. Cosa manca? Manca, sì, quella sotto. Questo qui è il wild type e questo è il mutante. Cosa manca? La testa. Manca la testa. E però c'è anche qualcosa di strano qui, siete d'accordo? Addirittura, questo dipende un po' dal... Non in tutti i mutanti di questo gene si osserva questo fenotipo. Questo, diciamo così, è il caso estremo, è il mutante più forte di questa proteina. Comunque, in questo caso abbiamo addirittura una duplicazione della coda. Ok? Per cui, se seguite i segmenti T1, T2, T3 e poi tutti gli 8 segmenti addominali, qui vedete che manca completamente la testa e il torace. Non ci sono segmenti della testa e segmenti toracici, e addirittura in questo caso, che appunto dicevamo un po' un caso estremo, questo c'è addirittura una duplicazione parziale in realtà della parte caudale dal lato della testa. Sì, dimmi. No, questo non è vitale. Non è vitale. Cioè, si sviluppa perché c'è un piano, le cellule vanno avanti, c'è nutrimento perché loro possono sopravvivere, però ovviamente questa povera bestiola non è molto autonoma, non riesce a procacciarsi del cibo, insomma, le cellule a un certo punto muoiono. Sì. E sì, questa probabilmente schiude anche, perché i muscoli si differenziano e c'è energia sufficiente per farli muovere, però poi ovviamente tutto muore lì, finisce lì. Ok, comunque questo mutante è il mutante di una proteina super famosa da cui parte la nostra storia e che si chiama Bicoid. È il nome della dice lunga, no? Bicoid. Perché ha due code in questo caso, non sempre ha due code, però quello che hanno tutti i mutanti di Bicoid è proprio la mancanza della testa e del torace, che non è che proprio mancano, ok? E vedete che l'embrione è anche più piccolo, facciamoci caso, e qui ve lo faccio vedere in una visione ventrale. Questo embrione mutante. Ok, e vedete che è proprio più piccolo e più corto.
Ok, ma da dove comincia questa storia? Ti ho detto, comincia in realtà dall'ovocita, perché il bicoide è un gene materno e per, grazie alla polarizzazione dei microtubuli di cui abbiamo parlato, no? La prima volta, questo bicoid viene accumulato all'estremità negativa dei microtubuli da motori molecolari, ok? Quindi tutto studiato con affinità, tutta una cosa specifica, ovviamente, e bicoid si accumula nella porzione anteriore dell'ovocita che si differenzia. Voilà, per cui l'ovocita maturo, quello che viene deposto, se voi fate una in situ hybridization per bicoid, vedrete questa macchia scura, ok, al polo anteriore. Quindi l'mRNA di questa proteina viene accumulato, addensato all'estremità anteriore. Ok, quando poi però l'uovo viene attivato, quindi questo si tratta di un mRNA materno, quando l'uovo verrà attivato, tutto si accende nell'ovocita, inclusa la trascrizione di questi geni. Quindi, nel momento in cui l'uovo è attivato, non prima, parte la traduzione di questo mRNA. Quindi ci saranno dei ribosomi, si agganciano dei ribosomi, parte la traduzione della proteina, la proteina viene prodotta e a questo punto supponiamo che sia libera di diffondere, di andare dove gli pare. Cosa ci aspettiamo che succeda? Dillo più forte. Siete tutti d'accordo? Ok? Ormai col gradiente, siamo grandi, noi i gradienti, siamo grandi amici, ottimo, esatto, ci aspettiamo che si formi un gradiente, cioè questa sia la fonte da cui parte la proteina e la proteina poi diffonderà nel citoplasma. Attenzione, rispetto al gradiente che abbiamo visto l'altra volta, che si formava a livello extracellulare, no? Spatzel creava questo gradiente extracellulare, questa volta siamo dentro la cellula, non siamo nello spazio perivitellino, siamo nel citoplasma. E questo che vedremo è un fattore di trascrizione, quindi qualcosa che si associa ai nuclei, però potrà creare un gradiente che sarà intracellulare, vedremo che tocca diverse cellule, e può farlo tranquillamente, però può, diciamo così, coinvolgere lo sviluppo di più cellule perché non ci sono ancora setti di membrana, ok? È tutto ancora un sincizio. Sì, dimmi. Sì, la trascrizione avviene nella cellula uovo e in tutte le cellule nutrici, diciamo, che producono il materiale che poi si accumulerà nell'uovo, ok? Sì, l'uovo, il citoplasma dell'uovo è un posto ricchissimo di cose. Qui ne stiamo, cioè la mamma lascia un sacco di roba, mRNA, proteine, canali, recettore, cioè tutto pronto, d'accordo? Comunque sì, questo è stato prodotto dalla madre. Ok, quindi parte la traduzione e, come avevate giustamente predetto, si forma un gradiente che qui possiamo misurare come concentrazione di bicoid. In realtà questa concentrazione è molto complicato misurare, la variazione di una concentrazione lungo nello spazio. Vi prego di riflettere anche sul problema tecnico di misurare la concentrazione nello spazio di qualcosa, di una proteina. Quello che si può fare è di calcolare l'intensità della marcatura, ok? E con tutti gli errori che si porta dietro, però in questo caso, diciamo, anche se ci può essere un errore, con la fluorescenza si può essere più precisi, adesso ne parleremo. Comunque, vediamo questo gradiente. La marcatura com'è? Citoplasmatico nucleare. Dove si concentra la proteina? Ricordatevi di cosa stiamo parlando, ok? Siamo ancora in una fase in cui i setti di membrana non sono cresciuti, ok? Quindi sono tanti nuclei sparsi in un unico citoplasma e questi pallini che vedete, questi sono nuclei, ok? Quindi lui, il nostro amico bicoid, diffonde, però quando incontra un nucleo
viene come risucchiato, gli piace tantissimo, come i bambini che passano davanti alle giostre. Voi non avete figli, ma io lo so che spesso e volentieri devi girargli la testa, se no ti fermi, ok? Quindi questi, appena vede un nucleo, Bitcoin entra e vuole giocare con le giostre e ti chiede un euro. Ok? Ok, e quindi di fatto noi vediamo questo gradiente di concentrazione, però se notate nel citoplasma ce n'è pochissimo, d'accordo? Nel citoplasma non ce n'è un granché. Lo vediamo qui, citoplasmatico, in questa zona, dove in realtà anche la curvatura dell'uovo è maggiore, ma non ce la lasciamo perdere, e però poi piano piano che andiamo indietro, questi nuclei non li vediamo, quindi i nuclei della porzione caudale hanno zero bitcoin, mentre man mano che ci portiamo più anteriormente, troviamo nuclei con bitcoin sempre più forte. Ok? E quindi se vi ricordate la storia di Dorsal, qui adesso cominciate a dire, ma ci saranno siti, consensus sequences and answers, tutte queste cose qua, sì, cominciate a pensarci. Ok, quindi questa è semplicemente una doppia marcatura, che non si vede bene, di mRNA insieme a bitcoin GFP, perché ovviamente esiste la proteina di fusione, e noi possiamo utilizzare per vedere dove va a finire la proteina, ok? E quindi in realtà in questo caso si vede molto bene il bitcoin mRNA citoplasmatico e la proteina che invece va a concentrarsi nei nuclei e poi degrada lentamente. Ok, e questo è semplicemente un'altra cosa con gli pseudocolori. Comunque, questo è mRNA, vedete che è citoplasmatico, questa invece è la proteina che è nucleare. Perché lui ha fatto la trascrizione, ok? E qui ve li ho messi vicini per farvi vedere che effettivamente l'RNA è localizzato, la proteina diffonde e crea un gradiente. Voilà. Sì, e poi vi faccio vedere questo video. Allora, in realtà appunto cominciate a pensarci a come potrebbe funzionare tutto questo. Ci sono una serie di problemi, secondo me. No? Perché se tu immagini in uno spazio chiuso di aprire un rubinetto, okay, è vero che si creerà un gradiente di acqua che entra nella stanza, ma considerato che la stanza è chiusa, a un certo punto la stanza si deve riempire, d'accordo? E però se noi vogliamo che questa molecola ci trasferisca un'informazione posizionale, è un'informazione posizionale che deve essere super precisa, perché deve essere poi interpretata per dire fino a qui la testa, da qui in avanti il torace, da qui in avanti l'addome, d'accordo? Allora abbiamo bisogno di un livello di concentrazione che ci aspettiamo molto stabile e molto preciso. Deve essere preciso, perché sennò viene una testa gigante, una testa piccolissima, invece più o meno le muscoline hanno sempre le teste grosse uguali, d'accordo? Quindi deve essere questo gradiente preciso e stabile. Per renderlo stabile potete voi immaginare come si possa fare, d'accordo? Chiaramente ci sarà la traduzione, verrà prodotta questa proteina, ma questa proteina non può vivere per sempre, o altrimenti riempiamo il nucleo in continuazione, ok? Ci deve essere un turnover che equilibra quello che viene prodotto con quello che viene degradato. Ok, ma adesso che ci avete anche riflettuto, voglio farvi vedere il video. Vediamo, però qui non c'è internet, quindi devo passare. Vediamo. Oh yeah, potenti mezzi. All'altro computer. Quindi non ci sarà nel... Ve lo faccio girare anche qua, dai. Ah no, qui non lo posso girare. Va bene, siete pronti? Allora, cosa stiamo vedendo qua? Questo è... Sono due canali. Questo è un embrione live imaging. Un piano focale. Qui c'è la porzione anteriore, qui c'è la porzione posteriore, un canale per vedere il DNA, questo credo che sia un istone, comunque con un colore, in fluorescenza, gli pseudocolori non ve li fanno vedere, quindi li abbiamo separati, così li vedete meglio tutti e due, e invece qui bitcoin GFP, quindi la proteina di fusione tra bitcoin e questa GFP che ci permette di vedere dove va a finire la proteina. Qui vedete la marcatura nucleare bellissima, che sfuma, ok? E quindi qui vedete che non è che non ci sono nuclei, i nuclei ci sono, ve lo dice qui il DNA, ma questi nuclei non sono bitcoin positivi, quindi bitcoin qui non è arrivato, c'è un gradiente che si ferma qua. Ovviamente
ci sarà una divisione cellulare. Quindi pronti? Patatine, popcorn, partiamo dal 12° ciclo e via. Oh, è sparito! Dove è andato? Ah, non è tornato. Accidenti. E poi? Di nuovo? È sparito! 13° e questo è il 14° ciclo. Pausa. E poi e parte la castrazione, ok? Qui vedete i movimenti, in realtà qui stiamo vedendo dal lato, e quindi qui vedete, voilà, poi qui tra l'altro l'espressione di si impasticcia, ma non è vero. Ok? Rivediamo un attimo, il gradiente è favolosamente stabile, ok? Cioè ci sono degli, intanto questa sparizione di Bitcoin, come mai viene rapito? Voilà, e lo vedete bene lì sotto, stavolta l'avete visto bene, no? L'altra volta non avevamo il DNA, però qui che si vede il DNA si vede che tutte le volte che entrano in mitosi viene spruzzato fuori, squish, una spugna, ok, però quando poi ritornano, la cosa che volevo farvi notare è quanto in realtà è stabile questo gradiente, qui inizia ad entrare, ok, però sarà poi in questa fase che le cellule dovranno decidere da che parte stare, ok? Da che parte di questi confini dovranno mettersi. E l'informazione posizionale, vi dirò, viene davvero praticamente tutta di qua, ok? Quindi qui avremo la testa, il torace e poi dietro l'addome, ok? Quindi ci sarà l'interpretazione del livello di concentrazione di questo morfogeno e questo in qualche modo verrà tradotto in dei confini però netti e definiti. Ok, ma torniamo alla nostra storia. Voilà. Allora, ok, a questo punto però vogliamo vedere se, se è vero. Abbiamo visto che senza Bitcoin mancano la testa e il torace. Adesso ci giochiamo un po' per capire come funziona Bitcoin e soprattutto farci un'idea se si tratta di un morfogeno oppure no. Questa è solo una visione schematica di quello che vi ho fatto vedere prima. Ok, senza Bitcoin, head, thorax, testa, torace e addome. Normalmente senza Bitcoin solo addome, un grosso pancione. Ok, papà. Allora, per capire se Bitcoin agiva come un morfogeno, e quindi qual era, ok, nel mutante mancano, però per capire qual è il ruolo istruttivo di Bitcoin nel definire queste popolazioni e se il gradiente di concentrazione è importante oppure no, il primo esperimento che è stato fatto è stato quello di utilizzare dei mutanti Bitcoin, quindi in cui manca l'mRNA, e però rimettere Bitcoin in posti diversi dell'embrione. Ok? Quindi, quindi prendiamo l'embrione Bitcoin, quindi Bitcoin mutante. In realtà questo altro esperimento si fa nel Waltavi, adesso ve li racconto tutti. Allora, per prima cosa bisogna controllare che fare questa operazione di mettere l'mRNA non incasini tutto nello sviluppo. Quindi per prima cosa prendiamo un mutante Bitcoin, gli rimettiamo Bitcoin, quindi un mRNA di Bitcoin messo dal nonno col camice, però al posto giusto, nella estremità anteriore. Allora, quello che possiamo verificare è che se voi rimettete Bitcoin là dove doveva essere, tutto procede normalmente. Le larve nascono, stanno benissimo, ti salutano, ti fanno anche le coccole, ti vogliono bene. Ok, ma che cosa succede invece secondo voi? E cominciamo a pensare ai risultati di questo esperimento. Cosa potrà succedere se io invece Bitcoin, invece che metterlo al posto giusto, adesso lo metto in mezzo all'embrione? Sul pancione. Verrà la testa a metà. Verrà la testa a metà. Ok, però noi abbiamo visto che senza Bitcoin manca anche il torace. Quindi verrà una grossa testa centrale. E il torace? Due toraci ci aspettiamo, uno di qua e uno di là, giusto? Se fosse come, se funzionasse a gradiente di concentrazione, io posso immaginare che tanto Bitcoin vuol dire testa,
un po' meno big vuol dire torace, giusto? E quindi io mi potrei aspettare due toraci, uno di qua e uno di là. Adesso vediamo. E invece in quest'altro esperimento, sempre per insomma vedere che non sia un problema della parte centrale, cerchiamo di variare più che si può, questa volta Pico viene messo all'estremità opposta, al polo caudale dell'embrione. E quindi a questo punto, se abbiamo trovato l'interruttore, capito? Sono, oddio, ho trovato la chiave del piano del corpo. A questo punto facciamo un altro esperimento faccia da culo, se volete, come ne abbiamo già visto un altro precedentemente. Che cosa ci aspettiamo che succeda in questo caso? Qui ci sarà un bicoid normale, wild type, che farà il suo test a torace, giusto? Se bicoid è un morfogeno, giusto? Se è il gradiente di concentrazione il fattore determinante, allora anche qui mi aspetto di trovare una testa e poi però, man mano che degrada la concentrazione di questo bicoid, l'ha un torace. Ok? Siete pronti? E in realtà è proprio così, funziona esattamente così, ok? Cioè, dove ho messo bicoid troverò la testa, ma di fianco, dove bicoid, la concentrazione di bicoid va riducendosi, trovo il torace, ok? Quindi bicoid viene interpretato dalle cellule secondo il suo livello di concentrazione. Tanto bicoid faccio la testa, meno bicoid sarò torace. E questo vale sia che io lo metto in centro all'embrione, che in realtà è dove il torace normalmente veniva, sia che io proprio vado totalmente da un'altra parte, nei limiti del possibile, e mi metto al polo caudale. Di nuovo trovo una sequenza, testa, torace. Ok? Quindi bicoid non specifica solo una struttura, ma una sequenza ordinata di strutture. Ok? E il regolatore del piano del corpo. Voilà. E qui vi faccio vedere semplicemente come vengono fuori queste larvette dal vero. Questi Frankenstein. Questa è la larva normale, rimettendo bicoid là dove doveva essere, ed è perfettamente normale. E questa invece è la larva in cui abbiamo messo bicoid in mezzo. Ok? E qui dovete essere degli esperti interpretatori di dentelli per riconoscere il segmento T1. Qui ci sarà il T1. In realtà l'addome qui non si vede. Quindi per l'addome probabilmente bicoid non è importante, ma per la sequenza testa-torace sì. Ok, e questa è la bocca che si apre qua in mezzo. Anche questa larva temo che non sia vitale. Mentre questo è l'esperimento di mettere bicoid ad una larvetta, il risultato di mettere bicoid a una larvetta al polo caudale. Ok? Di nuovo troviamo la testa e tre segmenti toracici. Ok? Questa è anche più perfetta, è simmetrica. Lo vedete? Abbiamo creato proprio una struttura simmetrica, due teste che si incrociano in un addome e poi però lì finisce il corpo. Ok, quindi sì, bicoid sembra essere abbastanza importante nel controllare il piano del corpo. Ma la signora Nusslein Volhard, voilà, questa qui, Nusslein Volhard, che tra l'altro non so se l'ho già detto, che viene a gennaio, ci sarà un giovedì scienza. Il 10 gennaio ci sarà la giovedì scienza, viene questa signora che ha vinto il premio Nobel proprio per i suoi studi su Drosophila. E comunque in questo lavoro che è dell'88, figurati un po', ok, proprio per caratterizzare la capacità di morfogenetica, cioè per vedere se è veramente un morfogeno questo bicoid, ha fatto anche qualcosa di più, ha detto ok, ma se è la concentrazione di bicoid a decidere quanto spazio dare alla testa e quanto spazio dare al torace e poi all'addome, vediamo cosa succede in mutanti in cui ci sono delle copie extra di bicoid. Ok, se io pompo bicoid, se ne metto di più del dovuto, se ne metto troppo, che cosa succede? Faccio una testa enorme,
se funziona come un morfogeno ed è il gradiente di concentrazione, è la concentrazione di Bitcoin che viene interpretata per fare le diverse parti del corpo, allora mi aspetto che sia così. Ovviamente bisogna avere dei punti di riferimento e lei usa questo, in questo studio, questo cefale Farrow si chiama. È la linea che appunto delimita i segmenti della testa e che si vede molto precocemente. Ok. Quindi si riesce a vedere in momenti precoci dello sviluppo, quando si ha questa iniziale specificazione dell'asse antroposteriore. Ok, quindi lei che cosa fa? Prende dei mutanti, quindi ci sarà l'eterozigote, poi c'è quello normale, quindi questo qui manca una copia di Bicoi. Questo ha tutte e due le copie, questo ne ha una copia in più e questo addirittura due copie in più. Ok? Quindi questi sono mutanti che hanno delle quantità extra di Bicoi. E lei verifica che effettivamente avere più copie di Bicoid alla fine vuol dire mettere più mRNA di Bicoid nell'uovo. Ok? E il risultato fighissimo di questo esperimento è che effettivamente la posizione di questo cephalic furrow si sposta in accordo con la quantità di Bicoid. Se io metto un sacco di Bicoid all'estremità anteriore, allora ci sarà più tessuto che sarà allocato, diciamo, che prenderà un'identità testa. L'uovo è sempre lo stesso, ma io in qualche modo è come se soffiassi, l'urlo testa arriva più lontano, invece chi si trova più lontano è che normalmente dice, ha detto torace? Che dico, è detto piano sembra torace, è detto forte invece sembra testa. E quindi se io metto più Bicoid, in qualche modo sto spostando indietro questa linea della testa. E quindi a cipicchia funziona bene, qui sono semplicemente le quantificazioni, adesso ve le schippo, ok? Ovviamente lei quantifica l'mRNA, la proteina, vede che è così. E tra l'altro vediamo che lei lo fa con cefalic farrow, ma anche con una serie di geni a valle. Poi lo vedremo, vedete queste strisce. Ne parliamo più tardi, comunque ne parliamo tra poco, ma sono le sette strisce di Okuto. Sono le sette strisce di una categoria di geni di cui adesso parleremo, e vedete che però queste normalmente iniziano dove comincia il torace e vengono schiacciate in fondo. Ok? Quindi Bicoid funziona davvero come un morfogeno. Olè, e siamo contenti. A questo punto però, quindi Bicoid è determinante, è lui a decidere il piano del corpo, di fatto. E a suddividere la larva in territori discreti. Ok? Quindi da qualche parte noi ci aspettiamo che ci siano delle soglie di concentrazione a cui deve partire il confine tra la testa e il torace, per dirne. Ok, ma come si fa in realtà? Come si fa poi a tracciarlo esattamente questo confine? Perché se lo guardate ad occhio è veramente dura. Come si fa? Cioè, voi vedete una differenza, voi sapete tracciare dei confini precisi, netti, e tutte le volte che ve lo faccio vedere tracciate la linea sempre nello stesso punto? No. E invece le cellule della drosophila ci riescono. Allora, adesso cerco di raccontarvi un po' qual è il meccanismo. Allora, per prima cosa, Bicoid ha, diciamo così, un contraltare. Una proteina che si organizza a creare un gradiente opposto. Quindi una proteina si chiama caudal, che è particolarmente forte all'estremità caudale e va digradando, quindi ha un gradiente opposto. Questo succede quasi sempre in tutti i casi in cui abbiamo un gradiente, che c'è un polo opposto, no? Questo aiuta a prendere le misure. E che si chiama caudal, e qui li vedete, ok? No, non li vedete, io li vedo, ma non importa.
Insomma, diciamo che qui c'è piccolo, qui c'è cauda, e qui dovreste vedere il verde e il rosso. Le luci verde e rosse, quando le mettete insieme, danno una luce gialla, e quindi qui potreste vedere un lieve giallo. Quindi c'è una zona di lieve sovrapposizione, ma molto lieve. Tendenzialmente dove c'è bicoid non c'è caudal, e dove c'è caudal non c'è bicoid. Ok, in realtà però adesso vediamo come emerge questo pattern, perché sorpresa, noi ci aspetteremo che l'mRNA di caudal dove sia? Al polo caudale. Traduzione, gradiente, sbagliato. Sorpresa! L'mRNA di caudal nell'ovocita è ubiquitario e dovunque, riempie completamente l'ovocita. Insieme a quello di un altro gene materno molto importante che si chiama Hunchback. Oh. In realtà sono bicoid e un altro gene che si chiama Nanos, i due mRNA che definiscono il polo anteriore e quello posteriore. Complicato così, ma poteva essere ancora più complicato. Io trovo che tutto sommato la natura riesca a essere favolosamente semplice. Ok, qui c'è il piccolo e qui c'è il nano. Caudal è diciamo distribuito uniformemente nell'ovocita. Ma allora com'è che noi vediamo questo gradiente che è perfettamente l'immagine e somiglianza di quello di bicoid? E che in realtà spiega anche qualche cosa dei mutanti che abbiamo visto? No? Perché questa testa simmetrica meravigliosa, ve la ricordate? Ta-da! Come si fa a fare una roba così simmetrica meravigliosa? Sono identiche. Teoricamente tu qui ti saresti aspettato un polo caudale, no? Che doveva confliggere in qualche modo con bicoid. Però evidentemente questa cosa non succede. Cosa ci aspettiamo? Chi è che ci aspettiamo che crei questo gradiente di caudal? Guardando questo mutante. Chi è che ha l'intuizione geniale? Che sia bicoid stesso a creare il gradiente di caudal. Ed è proprio così. Perché? Ok, questa è semplicemente la proteina. Perché bicoid lega, è un fattore di trascrizione, quindi agisce nel nucleo, ma anche un sito, che un dominio che gli permette di legare l'mRNA. E bicoid lega l'mRNA di caudal, impedendogli di essere trascritto. Vedete, al 3' UTR l'mRNA di caudal ha una sequenza che lega bicoid. È chiaro? Quindi, dove c'è bicoid, caudal non può essere espresso. È vero che l'mRNA era distribuito dappertutto, ma solo dove non c'è bicoid, caudal può arrivare fino ad un ribosoma e diventare una proteina. È chiaro? Ok, quindi in qualche modo bicoid se la fa e se la canta da solo. Quindi crea questo gradiente e gli rimane un anti-bicoid, se volete, un'impronta di bicoid, però è sempre l'impronta di bicoid. Ok, in realtà però il polo posteriore non è del tutto passivo, perché c'è questo nanos che regola invece l'attività di questo, la traduzione. Questo non è un fattore di trascrizione, è solo una molecola che lega l'RNA, e che di fatto va a bloccare Hunchback, l'mRNA di Hunchback. E questo fa sì che anche Hunchback, che abbiamo visto all'inizio era espresso così in tutta la cellula uovo, è espresso, scusate, l'mRNA era presente in tutta la cellula uovo, invece qui vediamo che ha questo bel gradiente, si trova soprattutto anteriore e poi degrada caudalmente. Ok, quindi Nanos comunque ha un effetto su Hunchback. Questa, se volete, è una piccola complicazione, mi dispiace, ma così è, così ve la racconto, perché vedremo Hunchback è a valle, è un gene materno, ma è anche un gene zigotico che si trova a valle di bicoid.
Quindi in realtà Bicoid è comunque dominante poi alla fine sull'espressione di Hunchback, ma lasciate perdere. A me interessa solo che voi ricordiate questa cosa di caudal, ok? I due poli sono questi. Ok, allora a questo punto si tratta, come vi dicevo, di interpretare questi gradienti. Abbiamo un polo caudale dove c'è molto espresso questo caudal, un polo anteriore dove c'è molto espresso questo bicoid, c'è molto espresso, non si dice, scusate, ma ok, quindi abbiamo un polo che esprime molto una cosa, uno che esprime molto l'altra. A questo punto si tratta di interpretare. Bicoid alla concentrazione X farò la testa, bicoid alla concentrazione Y farò quell'altra cosa, caudal alla concentrazione X farò i primi segmenti anteriori addominali, caudal molto molto concentrato farò la coda. Ok, si tratta di interpretare questo gradiente. Come si fa? Bisogna interagire con un gene regulatory network, ok? Perché poi alla fine sono quelli, sono i programmi genetici che si cross reprimono a coppie e decidono chi vince in un certo territorio rispetto a qualcun altro, ok? Questo l'abbiamo già visto, adesso cerchiamo di vederlo in pratica in questo particolare modello. Allora, in questo particolare modello, in realtà, le regioni da suddividere sono tante e si va a, come dire, a tappe, ok? Ci sono più passaggi, c'è una sequenza gerarchica di fattori di trascrizione che suddividono l'embrione in territori sempre più fini e sempre meglio definiti, sempre più precisi, ok? Adesso li vedremo in azione. Quindi avremo di fatto un primo passaggio attraverso questi gap genes che suddividono l'embrione in grossi territori, e poi all'interno di questi grossi territori vedremo una suddivisione ancora più fine attraverso questi pair rules genes. Poi a questi territori daremo un'identità specifica e un orientamento, insomma tutta una serie di cose attraverso una serie di altri geni di cui parliamo dopo, o forse anche la prossima volta, vediamo un po' come sono messo. Allora, scusate, ci sono. Vabbè, questa la sappiamo già. Ok, e quindi partiamo da questo primo set di genes. Nel complesso, questi vengono chiamati i geni della segmentazione e sono tutti geni zigotici. Ok, quindi sono geni che noi vediamo, diciamo, partire dal decimo, undicesimo, quelli proprio super precoci, però tendenzialmente sono 13 e 14, ciclo, quindi diciamo così, 10, dal decimo poco poco, e poi 13 e 14 vedremo invece partire questi geni. Poi ovviamente il 14 avremo il 14 early, il 14 mid, il 14 late, ok? Nel 14esimo ciclo vedremo che i giochi si chiudono. Allora, e quindi il primo questo l'avevo dimenticato. Questo, vi ricordate la storia dei mutanti di Drosophila e del premio Nobel e tutte queste cose qua? In realtà i primi geni che sono stati pubblicati sono proprio questi geni qua, i segmentation geni. Quindi quelli che controllano di fatto il piano del corpo. Il premio Nobel è venuto quasi tutto da questo lavoro qua. Su Nature. Ok, in cui appunto questi studiosi hanno guardato le larve di questi mutanti e hanno cercato di capire quali erano i pezzi che mancavano, d'accordo? O quali erano le alterazioni. E vado veloce. Ah no, avevo dimenticato un pezzo. Vabbè, intanto ve lo dico questo, poi arriviamo all'altro pezzo. Nel caso dei gap genes, che non è una marca di jeans. Nel caso dei gap genes, nei mutanti di questi geni, loro vedevano proprio mancare grossi pezzi del corpo. Mancavano, veniva proprio fatto a fette dal macellaio, mancava il quarto di bue, qualcuno se l'era rubato nella notte. Ok, e vi faccio l'esempio di questo gene qua, che si chiama Kruppel. Ok? Kruppel è espresso in questa parte centrale dell'embrione, e le larve in cui Kruppel è mutato mancano proprio di un pezzo, come se quel pezzo non si fosse sviluppato.
ok? Come se quel territorio proprio mancasse. Quindi questi segmenti A8 e A7 sono magari leggermente espansi, però più o meno sono loro, d'accordo? Mentre invece questi pezzi qua, toraci, da 1 a T3, non si sono proprio formati. Quindi tutto un pezzo di addome e di torace non si è formato, manca. Per avere l'addome e il torace serve Kruppel. Quindi mancano dei pezzettoni. Ok. Allora, questi geni, che sono questa serie che vedete qui, ce ne sono una serie, ok? In effetti sono i primi a saltare fuori, qui non si vede tanto bene, accidenti. Comunque, questi sono degli ovociti, d'accordo? E i primi geni a spuntare sono proprio questi gap genes. Quindi vediamo già questo qui, Giant, inizia al 12° ciclo. All'11° ciclo non si vede nulla, tutto è troppo veloce, tutto si sta dividendo troppo in fretta. Il gradiente di Bico è già lì dall'inizio, però i nuclei devono ancora arrivare alla loro posizione definitiva, sono troppo giovani, no? There's no time to make a choice, quella roba lì. E avevo trovato questa canzone che secondo me spiega molto bene questa canzone. Che Stevens studiava biologia, non lo sappiamo. Comunque, all'11° ciclo è ancora tutto troppo presto. Al 12° ciclo iniziamo però a vedere qualcuno di questi geni che salta fuori. E questo ci dice che sono veramente precoci, ok? Sono veramente i primi a saltare fuori. Giant, qui vediamo Kruppel e alla fine del 13° ciclo, di fatto, il loro pattern più o meno è quello. E vedete che Bico e Caudal prendevano tutto l'embrione, questi geni invece prendono, diciamo così, dei grossi pezzi dell'embrione, ok? Fanno dei grossi tratti. Però i loro confini non sono super netti, ma insomma sono già abbastanza netti. E arrivando al 14° ciclo, ok, in realtà la loro espressione si raffina ancora di più. Guardate questi qua, Hunchback, Giant, Kruppel e Knitz. Ok, questo non si vede nulla, non importa. Ok, quindi vediamo dall'inizio del 14° ciclo, queste sono ibridazioni in situ, fino alla fine del 14° ciclo. Ok, vedete queste... l'espressione sale, si raffina tutto sommato fino ad avere una bella espressione abbastanza netta, ok? A un certo punto il concetto è che però questo insieme di pochi geni abbraccia l'intero embrione, ok? Quindi se voi fate la somma delle espressioni, delle zone di espressione di tutti questi geni, di fatto coprite di nuovo tutto l'embrione, però è un inizio di suddivisione territoriale, d'accordo? Antica, impero romano e qualche altro impero, però ci sono alcuni grossi imperi che coprono, diciamo così, l'intero pianeta cellulare. E niente, questo qui è semplicemente volo, questo lo skippiamo grandemente, d'accordo? Quindi, qui cominciate a vedere che, per esempio, qui ne abbiamo messi alcuni, Giant in questa parte caudale, poi inizia Knirps, poi c'è Kruppel, poi c'è Giant, Hunchback per quest'altro pezzo qui, d'accordo? Quindi abbiamo iniziato a suddividere il nostro embrioncino in macro aree. Ok, però a questo punto, scusate un attimo, devo introdurre, perdonatemi, il concetto di segmenti e parasegmenti. È una stupidaggine, tutto sommato. Subito sembra una cosa super complicata. A noi interessa fino a un certo punto, però dovete saperla. Ok, di fatto, la suddivisione embrionale che vedremo adesso, ed è stato scoperto proprio studiando questi segmentation genes, perché prima non era stato evidenziata questa, non c'era stato bisogno di inserire questa suddivisione. Ok, questi segmentation genes di fatto suddividono la
larva in 14 parasegmenti. Ok? Cioè questa non è, i confini che vengono definiti non seguono, cioè la logica di questi confini non segue esattamente quella dei segmenti, ma è leggermente shiftata. Ok? Adesso lo capiremo. Quindi di fatto la suddivisione che vi faccio vedere io adesso è quello che permetterà di suddividere la larva in questi 14 parasegmenti. I parasegmenti poi in realtà sono collegati ai segmenti, nel senso che ogni parasegmento ha una porzione posteriore, una porzione, sì, diciamo, anteriore, posteriore, lasciamo perdere, no, non lasciate stare il parasegmento, ho detto una cazzata, cioè nel senso esiste una porzione posteriore e anteriore del parasegmento, ma noi facciamo riferimento ai segmenti. Se voi guardate i segmenti, ogni segmento, quindi mascellare, T1, T2, T3, eccetera, eccetera, quelli di cui vi ho parlato fino adesso, ha un compartimento anteriore ed uno posteriore. Sono queste A e queste P. D'accordo? Allora, questi due compartimenti, in realtà fanno parte di parasegmenti diversi, ovvero ogni parasegmento è composto dalla porzione posteriore di un segmento e della porzione anteriore del segmento successivo. Che palle queste cose! Fa venire il mal di testa, ok? Però il concetto è questo, cioè che diciamo appunto i parasegmenti passano, non è proprio a metà, nello schema è a metà, poi vedremo che è solo un piccolo shift, però c'è uno shift tra l'ordine dei parasegmenti e quelli che saranno i segmenti del corpo. Di fatto i segmenti del corpo sono quelli, cioè c'è anche una ragione se volete, i segmenti del corpo sono quelli che noi vedremo all'esterno sulla cuticola, mentre il sistema nervoso mantiene l'organizzazione in parasegmenti, ok? Ma questa è una cosa più complicata, eh? Nel senso che ovviamente il sistema nervoso controlla il movimento di un segmento rispetto all'altro e quindi rimane collegato con entrambi. Ma non ci complichiamo le idee, eh? L'interpretazione evolutivo-funzionale magari ne parliamo un'altra volta quando avrete il dubbio e sarete interessati. Ok. Però attenzione, a questo punto siamo arrivati al primo passaggio regolativo. Com'è che questo gradiente di concentrazione potrebbe regolare la formazione di questi macrosegmenti? Questo dovremmo avere già tutti gli strumenti per avercelo in mente. Come faccio a tradurre il gradiente di Bicoid in espressioni discrete di fattori di trascrizione solo in certe aree e altre no? Ok, qui ci sarà Bicoid che va giù, prendiamo l'amico Kruppel. Cosa mi aspetto di sistema di regolazione di Kruppel? Lo vedete? Questo è Bicoid, Bicoid scende, Bicoid va giù. Kruppel dove viene espresso? A che livelli di espressione di Bicoid? Lo dico io che è sotto il controllo di Bicoid la sua espressione. Bicoid risponde a alto Kruppel o basso Kruppel? No, scusate, Kruppel risponde ad alto Bicoid o a basso Bicoid? Basso Bicoid, ok? Quindi sarà molto sensibile o poco sensibile a Bicoid? Molto sensibile a Bicoid, ok? Ma allora perché non sarà espresso qua dove Bicoid è fortissimo? Perché in camera dei One Direction, nel loro bagno privato, non va su come... No, quando lui è molto sensibile a Bicoid, giusto? Allora, perché dove c'è tanto Bicoid non c'è Kruppel? Perché? Qualcuno l'ha detto, c'è... Giant. E che ci fa Giant? Lui inibisce. Esatto, ok? Adesso io non ci entro nei dettagli della regolazione, però
per creare questi confini, l'abbiamo già visto l'altra volta, dobbiamo interagire con un gene regulatory network. Ok, quindi c'è un programma genetico che definisce programmi indipendenti e esclusivi, quindi o uno o l'altro, devi fare una scelta, non puoi fare il biologo e l'architetto, no, magari puoi, però nella cellula no, o sei questo o sei questo, o sei quest'altro. E quindi ci aspettiamo che Kruppel sì, sia molto sensibile a Bitcoin, quindi se andiamo a vedere le sequenze regolative, facciamo il chipsec per Bitcoin, ci troviamo delle sequenze, troviamo delle sequenze degli enhancer di Kruppel, ma troveremo magari anche delle sequenze di Giant o di altri elementi del network di regolazione genica che fa sì che si crei questa. Ok, quindi dove c'è tanto Bitcoin, in realtà andrà su dei geni che poi spengono Kruppel. Ok. In realtà, nella regolazione di questi geni anteriori, un ruolo molto importante ce l'ha anche Hunchback. Ok, che sia un gene materno che un gene zigotico, quindi diciamo così è a cavallo dei due mondi. Ok, quindi gradiente di concentrazione, gene regulatory network e formazione di confini. E qui vi faccio cos'è l'esempio di come alcuni di questi geni rispondono a livello di concentrazione di Bitcoin, per esempio. Ok, qui vedete una dose di Bitcoin, 6 dosi di Bitcoin, è un cocktail devastante, capite? Tu vai la sera al bar e gli dici mi fai 6 parti di Bitcoin e poi ti viene una testa così, capito? E vai fortissimo, limoni con tutte le ragazze. Mi faccio un cocktail, fa un Bitcoin. Ok, allora aspettate, scusate un attimo. Vedete, per esempio, il buon Hunchback, lui è sotto il controllo diretto di Bitcoin, lui risponde direttamente a Bitcoin, per cui se io aumento la concentrazione di Bitcoin, vedo che in modo assolutamente parallelo aumento l'espressione, la regione in cui è espresso Hunchback, perché Hunchback risponde a Bitcoin e va su. Ok, Hunchback prende una regione molto molto grande. Ok, in realtà evolutivamente lui è anche molto più vecchio di Bitcoin, questa storia non ve la racconto. Ok, e comunque vediamo o non vediamo o intravediamo che iniziano a formarsi appunto dei grossi domini che hanno dei confini per il momento non super netti, ok, e in parte sovrapposti, ma io su questo non voglio andare molto oltre. Ok, quello che vi voglio dire è che appunto questa storia qui è assolutamente molto simile a quella che abbiamo appena visto con Dorsal, in cui c'erano il gradiente del fattore di trascrizione che attivava dei gene regulatory networks, cross repressioni varie e quindi formazione di confini netti. E questa storia spero che la sappiate, se non la sapete parlate adesso o tacete per sempre. Invece tacete adesso e poi lo so che parlerete per sempre, ma non importa. Aspetterò le vostre domande più avanti. Ok, però a questo punto in realtà questo livello di suddivisione del corpo non basta. Per suddividere la larva in tutti i segmenti che ci interessano dobbiamo avere un livello ulteriore, ok? E quindi dobbiamo, come dire, raffinare questa suddivisione ancora meglio, ed è per questo, ed è a questo che servono i nostri amici Pair Rule Genes. Come siamo arrivati? Non ci posso credere, forse ce la faccio a finire anche questa parte stavolta. Allora, siete pronti? Come no? Dai, ma è bellissimo! Stiamo per. Ma vedi questo confine come passa netto? Com'è possibile farlo attraverso l'espressione genica? E io adesso ve lo faccio vedere, adesso arriviamo a livello di singola cellula. Quando una cellula esprime un fattore di trascrizione, quella di fianco no. Ok, siete pronti? Allora, quindi il Bitcoin, eccetera, eccetera, agiranno su questi gap genes a
cominciare a definire delle macro aree. All'interno di queste macro aree, però, definite dai gap genes, si vengono a definire dei segmenti più piccoli, più netti, e anche più precisi, adesso lo vedremo, a livello di singola cellula, e sono appunto dati da questi pair rule genes. E questi sono geni molto curiosi, perché almeno una parte di questi, se vengono mutati, danno origine a delle larve come quella che vedete qua sotto, ok? In cui vengono cancellate le porzioni di segmenti alternati. Appunto, mancano dei parasegmenti. Mancano parasegmenti alternati. È da qui che si è dovuto introdurre il concetto di parasegmento. Ok. Vedete, questo è T1, questo è T2. Manca un pezzo a cavallo tra T1 e T2. Ok, quindi noi ci ritroviamo con la metà dei segmenti alla fine, perché di fatto T1 e quest'altro pezzo qua fino a T3, cioè T2 e T3 si fondono insieme in qualche modo. No, scusate, T1 e T2 si fondono insieme. Così fanno T3 a 1, a 2 da 3, sono fusi insieme, si è perso il confine tra questi due segmenti. Ok. E se voi andate a vedere il pattern di espressione di questi geni, stiamo veramente entrando nella pittura. Questi sono bellissimi, sono proprio disegnati con la china, precisi, sempre allo stesso livello della larvetta. Ci sono queste 7 strisce, è una roba biblica. Se sei credente, questo è il momento di la tua fede. 7 strisce, bellissime. E qui vediamo che in realtà questi geni vengono su questa volta nel 14° ciclo, ok? Quindi i gap genes cominciano un po' prima, dal 13° ciclo, questi sono a valle, e lo vediamo anche, lo vedremo dal controllo della trascrizione, dell'espressione, ma anche proprio dalla tempistica con cui vengono espressi. Quindi questi sono espressi dopo, già nel 14° ciclo, e la loro espressione in realtà si raffina. Qui vediamo 4 momenti diversi dello sviluppo, molto precoce, poi come se si stessero sintonizzando. Arriviamo così perfettamente sintonizzato, poi alcuni di questi in realtà già scompaiono. Alla fine del 14, questi sono espressi per 50 minuti. Un gene che ti porti avanti da 500 milioni di anni e poi usi per 20 minuti. Però. È così. Voilà, e quindi qua vedete anche l'evoluzione di questi geni, vedete che alcuni sono più precoci, partono prima e sono definiti prima, altri sono un po' più tardivi, questo perché diciamo anche loro si controllano tra loro. Ta-da-dam, ok, ma i nostri amici geni sono questi, quindi sono organizzati in due gruppi, c'è un gruppetto di cosiddetti primari, già lo so che è noioso, ma poi quando studierete il quadro completo vedrete che non è male. Ci sono una serie di geni primari, quindi che sono i primi ad essere espressi, e poi c'è diciamo una serie di geni cosiddetti secondari che rispondono a questi geni primari e vengono espressi poi per secondi. Quindi diciamo qui c'è un gene regulatory network anche che controlla questo dettaglio. Ma attenzione, la cosa veramente interessante di questi geni è che appunto loro delimiteranno e definiranno l'identità, cioè non l'identità, la suddivisione, i confini dei segmenti a livello di singola cellula. Ok, quindi soprattutto questi qua primari sono espressi in 7 strisce a parasegmenti alternati. Quindi uno fa tutti quelli pari, un altro fa tutti quelli dispari, ok? Quindi a parasegmenti alternati vediamo espressi in queste strisce. Ok, però, e questa è la cosa interessante, in realtà loro sono espressi in genere in colonne di uno o due nuclei.
iniziano un po' più ampi, però poi quando l'espressione di questi geni matura, vedete qua, questo all'inizio del quattordicesimo ciclo, non si vede tanto bene, mi dispiace, l'espressione è molto così widespread, no? Tendono a, sono espressi in modo un pochino più ampio, però nel giro di pochi minuti, di poche decine di minuti, e qui stiamo vedendo un qualche gene regolatore network in azione, la loro espressione invece si raffina fortemente, qualcuno lo spegne e qualcuno invece lo esprime fortemente. E il pattern finale di fatto è quello di colonne di uno o due mutei. E qui vi faccio vedere appunto due dei più terminali di questi geni pair rule, che sono odd e slippery. Sloppy pair. Allora, lo vedete qua? Attenzione, vediamo se riesco a farvelo vedere. Dunque, questo è un parasegmento, un futuro parasegmento. Ok, dovrà evolversi ancora, dovrà maturare, dovrà crescere, eccetera, eccetera. Però, qui ci sono quattro, stiamo guardando il fianco della drosofila, qui ci sono quattro colonne di nuclei. Ok, colonne, cioè nuclei in colonna uno sopra l'altro. Guardate l'espressione di questi geni, a me fa effetto. Pensare che da un gradiente di un morfogeno, una cosa super generica, non so, una cascata, si riesce ad ottenere questa precisione. Allora, qui ci sono quattro righe di nuclei. Questa è una riga di nuclei, questa è un'altra, e qui ce ne sono due. Allora, la prima riga di nuclei non esprime né odd né sloppy pair. La seconda riga di nuclei, questa qua, esprime solo odd. Questi in realtà sono espressi su 14 strisce, ma non importa. Questo, vedete, fa tutti i segmenti. Questi non sono alternati. Questo è un pattern finale di questi pair rule genes, ma non importa. A me il concetto che mi interessa è farvi vedere quanto è precisa questa espressione. Quindi, una riga di nuclei non esprime nessuno dei due, uno esprime odd e gli altri due esprimono sloppy pair. Ok, qui vi ho fatto solo uno schema. Quindi ogni parasegmento qui è composto da circa 4 cellule. E ovviamente, insomma, ci sono dei limiti nella quantità di molecole che voi potete vedere contemporaneamente, però se, visto che è così preciso, quindi noi sappiamo la prima riga del parasegmento futuro, la seconda riga del futuro parasegmento, la terza riga di nuclei e la quarta riga di nuclei, allora possiamo andare a fare così una mappa combinatoriale di quelle che sono le espressioni lungo ogni parasegmento. Allora, quello che viene fuori da questa analisi è che esiste, diciamo così, un codice combinatoriale che specifica in modo univoco ogni riga di nuclei. Ogni colonna, meglio dire, scusate, le righe sono lungo l'asse antero-posteriore, chiamiamole colonne, sono verticali. Ok, quindi, qui in realtà in questo schema, allora, cerchiamo di capire questo schema. Così lo vedete. Ogni spazio è un nucleo, d'accordo? Sul fianco della drosofila, stiamo guardando la fiancata, d'accordo? E questa è la proteina, questo è l'mRNA. Vabbè, lasciamo perdere, questo dettaglio ci interessa relativamente. Comunque, come vedete, ok, se noi prendiamo questa riga di nuclei, questi c'hanno Harry, Evan Skip, Prd, non mi ricordo cos'è, me lo sono perso. E poi basta. Quello dopo c'ha even skipped e odd. Ok, quindi se voi leggete questo codice, ok, questi sono i parasegmenti pari, questi sono i parasegmenti dispari, però se li vedete sono simili tra di loro, leggermente diversi, d'accordo? Però abbiamo righe di nuclei che identificano ogni, che hanno un loro codice specifico. È chiaro? Allora, questo di fatto è il finale dei confini che ci interessava suddividere, ok? Quindi abbiamo suddiviso tutta una serie di confini.
Voilà. Allora, e qui mi fermo un attimo. Ci manca ancora un problema. Cioè, però poi questi sembrano tutti uguali. Come facciamo poi a differenziare quale di questi segmenti è più anteriore, quale questi segmenti è più posteriore? In realtà qui interagiremo, questi diciamo segnano il confine, e poi interagiremo con un'altra classe di geni che invece darà, lo vediamo, identità ad ogni segmento, un'identità specifica e differenziale. Però qui mi voglio fermare un attimo per ragionare su come è possibile costruire o esprimere un gene con questo pattern qui. D'accordo, dove l'ho messo? Come si fa a fare un gene con questo pattern qui, con queste 7 strisce? Adesso risvegliate il biologo molecolare qui voi e chiedetevi, ma come si fa? Cioè, qual è il controllo? Adesso io vi ho parlato del gradiente, ok? Se tu sei molto sensibile, poco sensibile, poi il giro regolatore network, eccetera, eccetera. Però qui, se io devo rispondere a una serie di segnali che sono molto diversi, qui ci sarà molto Bicoid, poi ci sarà Knirps, poi ci sarà Giant, qui ci sarà un sacco di Caudal, e tu sei Fushitarazu cioè risponde a ambienti che, diciamo così, sono molto diversi dal punto di vista della regolazione della trascrizione, ok? Deve rispondere a situazioni molto diverse, più anteriori, più posteriori, centrali, ok? Però così a onde, come si fa? Ok, provate a pensarci, tutta quell'informazione posizionale che abbiamo lì, è possibile che ci sia, come dire, un unico enhancer che mi dà come risposta a questa cosa qua? Questo è un domandone, cioè voi adesso non sapete rispondere, ma neanche i biologi hanno saputo rispondere a questa cosa per un sacco di tempo. E quindi l'unica cosa che si può fare è andare intorno al nostro gene, cercare di ritagliare sequenze genomiche che controllino l'espressione di questo gene. E come si fa però? Come si fa a capire se ci sono delle sequenze intorno ad un gene che controllano l'espressione del mio gene? Una possibilità è mutarle, per carità, e l'altra possibilità? Se io voglio sapere un enhancer, a cosa risponde? Io prendo una sequenza che dico, ma secondo me questo è un enhancer. Come faccio a saperlo? Se controlla l'espressione di un gene e in modo, diciamo così, sito specifico. Non mi viene in mente? Lo metto in un plasmide. E poi? E poi gli do un bacino e gli dico, tanto mi raccomando, vedrai, ti troverai benissimo. E poi se dovessi incontrare dei fattori di trascrizione che ti regolano in modo regione specifico, mandami un segno. Però io glielo posso chiedere di mandarmi un segno al mio plasmide. Ci sono dei geni che si è tradotto in proteina, io vedo. Gene? Come si chiamano questi geni che, se diventano delle proteine, io li posso vedere? Geni reporter, tipo la GFP, la beta-galattosidasi, uno di quelli. Sono geni che io so riconoscere facilmente, d'accordo? E che normalmente nella cellula non ci sono. Ok? Quindi sono specifici, li ho messi io, ok? A questo punto cosa devo fare? Devo fondere queste regioni regolative nel mio plasmide con il gene reporter. Quindi io prendo l'enhancer, dico, secondo me questo è un enhancer. Allora faccio un plasmide, metto un promotore che da solo non è autonomo, ok? Quello dove si deve legare l'RNA polimerase, qualcosa che non sia autonomo, e però gli metto lì vicino questi enhancers. Ok, quindi queste regioni regolative. Se quelle regioni sono capaci di controllare l'espressione di un gene, così come lo facevano con il gene originale, dovrebbero farlo con il mio gene reporter. È chiaro? Yeah. Quindi io tagliuzzo tutto il mio pezzetto dove presumo che ci siano le regioni regolative e lo metto a controllare l'espressione del reporter. Quindi metto il giallo qui, il blu qui, il giallo e il blu insieme e via così. Ok? E ta-da! Sorpresa, tra virgolette,
Quello che posso scoprire, poi, per esempio, che è stato scoperto con Evan Skiffet, che è uno dei geni la cui regolazione è meglio conosciuta nell'universo, è, anzi, in particolare, sì, vabbè, c'è una striscia in particolare di Ev che è molto conosciuta, ma comunque, quello che io posso scoprire è che alcune di queste sequenze controllano l'espressione solo di una striscia. Quindi, Evan Skiffet ha 7 strisce? E guarda un po', io ci trovo 7 enhancers, ok? Che sono in grado quindi di integrare segnali differenti che si possono trovare in diversi punti del mio embrioncino e attivare la trascrizione di quel gene solo in certi punti, ok? È lo stesso discorso che abbiamo fatto per i geni che rispondevano a dorsal o adesso a bicoid, però diciamo così scalato, quindi moltiplicando il controllo trascrizionale, ok? E quindi, per esempio, vedete, questo controlla la striscia 1, questo controlla la striscia 5. Se li metto tutti e due insieme, il mio reporter, che è quello blu, lo vedrò espresso nella 1 e nella 5. Sì. Non è fatto. L'enhancer non viene sempre codificato. Non viene sempre? Non viene sempre codificato. Non viene sempre codificato. A volte è molto codificato al genere. No, cioè non è sempre vicino alla sequenza codificante. Sì, sì, cioè, ci sono un sacco di casi in cui queste cose non funzionano. Tu prendi l'enhancer e però l'espressione non è la stessa che avevi nell'originale, perché ci sono effetti posizionali, magari qualcosa vi citerò anche più avanti, però ci sono un sacco di altri elementi, ok, architettonici della cromatina, che sono importanti per avere l'espressione giusta, ok? E qui chiaramente tutta la parte architettonica ce la siamo perduta. Abbiamo preso un pezzo in isolamento da solo e l'abbiamo messo a controllare un altro gene in un altro punto del DNA, magari anche a una distanza diversa dal promotore, ok? Non è alla stessa distanza dal promotore da come era nell'originale, eppure funziona, ok? E questo ti dice che in realtà la sequenza dell'enhancer c'è una certa, come dire, plasticità. Puoi spostarla un po' dove ti pare, funzionano molto bene. Queste sono le regioni di controllo, piccoli pezzi di DNA sparsi qua e là. Ok, voilà, e quindi questo secondo me è una storia di biologia molecolare che si applica allo sviluppo, ma si applica di fatto alla biologia in tutti i suoi ambiti e ambienti. Questo è molto comune, che i geni che sono espressi in più zone del vostro corpo abbiano in realtà dei moduli, degli enhancer diversi che regolano la costituzione dei diversi distretti del corpo. Dimmi. Una cosa. Sì. In base alla concentrazione di anche nei miei proteine che arrivano dai poli, si attivano determinati enhancer. Esatto, ok. Cioè l'enhancer è proprio l'elemento che rileva le concentrazioni dei fattori di trascrizione, ok? Quello che legge la posizione, il tuo GPS, il GPS della nostra cellula è fatto di enhancers, ok? Sono questi enhancers che leggono la posizione, eh? E gli altri enhancer semplicemente non si attivano. Se non ci sono i fattori di trascrizione che si devono legare lì, non ti attivi. Oppure, se sei in una situazione in cui ci sono i repressori che impediscono a quegli enhancer di funzionare, non ti attivi. Ve lo faccio vedere, diciamo così, un pochino più nel dettaglio, così vi fate un'idea. Questa è una storia che è importante per la biologia dello sviluppo, ma è importante in generale, se non l'avete già fatta in biologia molecolare o in genetica, no? Per capire come funziona l'espressione genica. Sì. Perché ho una certa concentrazione, sì. Utilizzo la certa concentrazione, quindi utilizzo le proteine e altre cose, poi questa concentrazione diminuisce perché non si attivano gli altri. Cioè io penso che la cellula, la concentrazione inizialmente è un tot, però se poi deve esaurirsi, diminuisce. Allora, attenzione, aspetta. Finisco la storia e poi vediamo se ti ho risposto, se no entriamo nel dettaglio. Allora, attenzione, voglio farvi vedere
l'ENASA che regola la striscia 2 di Evans Kipper, ok? Che forse l'ENASA è meglio conosciuto nel mondo. Allora, dove è espressa questa striscia 2 di Evans Kipper? Guardatelo qua. Evans Kipper è espresso ad un livello in cui bicoid è molto basso, è chiaro? Quindi mi posso aspettare che chi siano gli attivatori di questa striscia? Tra gli attivatori di questa striscia, ok? Io prendo, faccio il CIP-seq, vado a vedere chi c'è in queste regioni regolative. Nella striscia 2 ho isolato la zona, vado a leggere le sequenze, mi aspetto di trovare delle sequenze per quali fattori di trascrizione qua che lo attivano? Caudal? No. Ma caudal potrebbe esserci, perché no? Bicoid? Perché no? Anzi, magari ce ne potrebbe essere più di una di bicoid, visto che deve rispondere a concentrazioni molto basse. Ok, chi è che potrebbe attivarlo? Potrebbe attivarlo bicoid, potrebbe attivarlo hunchback, ok? Però poi ci deve essere qualcuno che lo reprime. E guarda un po', lui si trova esattamente in quello spazietto che c'è tra Kruppel e Giant. Ok, quindi io mi aspetto che invece magari Kruppel e Giant, loro o altri geni attivati da loro, direttamente o indirettamente, agiscano nel reprimere l'espressione di Evans-Kipper per fare in modo che non si espanda troppo. E di fatto che Giant è un regolatore, per esempio, ve lo faccio vedere qui. Questo è il mutante di Giant e vedete che questa striscia si estende là dove non doveva esserci. Perché normalmente lì c'è Giant e quindi Giant restringe l'espressione di questo gene solo fino a questa striscia. Ok, ma se Giant non c'è, allora Evans-Kipper si espande. Questa non è la striscia 2, ma non importa, è la 5. Però Giant regola anche la 5. Che Giant anche lui ha un secondo pezzo più dietro. Adesso. Ok, e quindi a questo punto io posso andare a guardare le sequenze consenso dei fattori di trascrizione chiave e vedere se i conti tornano. E vi dirò, nel caso, in questo caso i conti tornano e come, ok? Quindi qui abbiamo gli attivatori, guardate qui, bicoid è questo qua verde, 1, 2, 3, 4, 5 siti di legame per bicoid, 1 per hunchback, hunchback lì è molto forte, ok? Hunchback lì ha una concentrazione molto alta, bicoid sta andando giù, però comunque anche se ha una bassa concentrazione è in grado di attivare fortemente bene il gene. Allo stesso tempo però ho tutta una serie di repressori che a loro volta sono stati controllati da bicoid, ok? Come Kruppel, Giant, quindi qui vedete che Giant ha un controllo molto forte, ci sono tre siti, poi bisognerebbe vedere se le consensus sequence sono buone oppure no, ok? Però qui abbiamo i repressori e qui abbiamo gli attivatori. E notate un po' come sono mappati sul DNA repressori ed attivatori, molto vicini, ok? In alcuni casi quasi sulla stessa sequenza, comunque su sequenze molto vicine, perché ovviamente si inibiscono a vicenda. E questa inibizione vicendevole, questa guerra, no, vogliamo la striscia 2 di Evans-Kipper, no, non l'avrai, è una guerra che si gioca anche a livello di sequenze consenso di fattori di trascrizione, ok? Se si lega il repressore, l'attivatore viene inibito, ok? E voilà, quindi questo che in qualche modo, e quindi questo sistema qui è un sistema che di qualche modo saggia la concentrazione del fattore di trascrizione, che a sua volta è il risultato di altri eventi successi prima. In questo caso non abbiamo il fattore extracellulare, il morfogeno extracellulare, ok? Però adesso arriviamo alla fine, poi riguardatevelo dall'inizio questo film, se riuscite a vederlo velocemente vedrete come effettivamente è come se voi stesse avesse una manopola di una radio e stesse cercando di sintonizzarla, si parte da questa e poi piano piano la mettete sempre più a filo, ok? Voilà. Ok, e di fatto questa era più o meno la storia che vi volevo raccontare, che arriva però a quel livello di precisione, ma è
di nuovo, ripeto, il Gene Regulatory Network, alla fine, che permette di leggere queste, concentrazioni così precise, fino ad arrivare a delimitare righe di nuclei, una rispetto all'altra. Voilà. Ok, e quindi questo in una cascata, ok, che porterà alla fine... Però abbiamo fatto una... Allora no, i geni nostri li facciamo la prossima volta. Però vi voglio fare ancora velocissimo questa storia qui, che tanto è puramente mnemonica. Siete pronti? Ah, attorcigliate gli emisferi, questa è un'altra di quelle che ti inverte gli emisferi cerebrali. Comunque... Il finale di tutta questa espressione di geni, quindi prima in grandi zone, poi a 7 e poi alla fine in geni che delimitano i 14 parasegmenti, ok? E quindi questi sono tutti i geni in realtà espressi in ogni segmento e di fatto li vediamo sempre in 14 strisce, ok? 14 strisce, eccoli qua, e sono anche geni, quindi qui abbiamo visto geni materni, qui lo vediamo il film tutto sommato veloce, geni materni, gradiente così apparentemente molto vago come delimitazione, no? Come capacità di delimitare dei confini, poi risposta di gut genes, quindi che macro zone, però comunque con un sistema combinatoriale che comincia a definire diverse parti del nostro corpo, del corpo della drosofila, mi sto immedesimando troppo, e poi alla fine tutta una serie di geni che delimitano invece molto bene i confini tra diverse zone. Ci manca ancora l'identità di ciascun segmento, ma a quello ci arriveremo. Quindi questi pair rule, soprattutto quelli primari, in 7 strisce, e alla fine i segment polarity genes un po' più avanti, lo vedete questo? Questa è la famosa germ band, la germ band, che non suona, non è una band di musica rock, ma è una fase più avanzata dello sviluppo. Qui siamo oltre la gastrulazione, ok? Quindi questi, alla fine, segment polarity genes, in realtà sono gli ultimi anche a livello temporale che noi vediamo espressi alla fine del 14° ciclo e poi di fatto a maturare per bene durante la gastrulazione. E questi sono stati, diciamo, definiti come mutanti proprio perché, aspetta, ve li faccio vedere qua, questi sono, scusate, i 14, vedete? Questo è il 14° ciclo alla fine, qui è dove inizia la gastrulazione, e vedete che la loro espressione è molto molto bassa e ancora irregolare, mentre vanno su, qui di nuovo, scusate, questo è il tempo, ok, lo vedete anche per la larva che si incurva, che si inarca, che si sta piegando, ok, vedete che si sta piegando, e vanno su in realtà poi successivamente, alla fine della gastrulazione, o già la gastrulazione inoltrata. Ok, questi sono geni che sono stati chiamati così perché quando sono mutati di fatto causano una trasformazione in cui la parte posteriore di ogni segmento viene rimpiazzata da una copia della porzione anteriore del segmento successivo. Ah, e di nuovo l'emisfero cerebrale, sì, ok, sì, in realtà si vedono... Vedete, questa parte qui, questo è dove normalmente il gene viene espresso, e quindi se manca questo, noi abbiamo una copia della porzione anteriore del segmento successivo. Ok. Nella pratica, ok, questo forse è più chiaro, questo qua è più chiaro, ok? Questo è l'animale normale, qui è dove il gene normalmente viene espresso, le sue 14 strisce, ok? E questa è la trasformazione, ok? Vedete che qui abbiamo due copie di dentelli che si guardano, eh? Ok, questo qui appunto è un problema di polarità del segmento, e... di fatto questo è uno dei risultati finali del network dei segment dei pair rule genes, in cui, attenzione, siete pronti? La prima riga di nuclei
di ogni parasegmento esprimerà questo fattore di trascrizione che si chiama engrail. Ok. Mentre l'ultima riga di nuclei, l'ultima colonna di nuclei di ogni parasegmento esprimerà un gene che si chiama wingless. Ne avete già sentito parlare? È wind, ok? Questo è un morfogeno, è una proteina che quindi abbiamo definito la fonte di un morfogeno che partirà a sua volta a adesso lo vediamo a morfogenizzare, a scolpire le cellule vicine. Ok, però attenzione, perché questo confine tra wingless ed engrailed, che è il confine tra due parasegmenti, in realtà definirà, no, il confine tra, scusate, wingless ed engrailed, tutti e due, definiranno la porzione posteriore dei segmenti. Ok? Quindi wingless ed engrailed sono a cavallo tra due parasegmenti, wingless più caudale, engrail più anteriore, ma tutti e due definiranno la parte caudale del segmento che finisce proprio ad engrail, al nucleo engrail. Non so se ve l'ho detta in un modo chiaro, fatevi voi lo schema che vi sembra più semplice da ricordare. Vi ho messo questa slide solo per ricordarvi che, appunto, abbiamo detto c'è un codice di fattore di trascrizione che definisce ogni riga di nuclei, e in queste due di cui vi sto parlando, queste even, qui è dove ci sarà engrail, qui è dove ci sarà wnt, anzi sono anche scritti qua, questi è n, questo è vg e wnt, ok? Questi due vengono espressi dove c'è un particolare codice di fattore di trascrizione, dove c'è rant, prd e slp, ci sarà vg, mentre invece ev, fz, od fa n. È chiaro? Questi versi che ho fatto vi sono stati chiari? Ma voi avete capito tutto, capito? Non è incredibile? Io ho fatto dei versi e voi avete capito. Wow, siamo troppo avanti. L'esame è tutto così, eh? È tutto a versi. Ci parleremo così, esatto? No, peccato è scritto, accidenti. Va bene, comunque aspettate, perché qual è la conseguenza dell'avere questi due poli? No, rimane un ultimo punto che dovete stamparvi in testa e poi è finita. È molto facile, ma ve la dovete ricordare, perché voglio che la studiate. Attenzione, perché che cosa succede? A un certo punto noi settiamo delle cellule, e però queste cellule dovranno essere a loro volta i punti di riferimento per uno sviluppo che arriverà di lì in avanti, perché poi si divideranno, aumenteranno, capito? Ci sarà la gastrulazione, ci saranno molte cellule. Io vi ho fatto vedere che arriviamo al 14° ciclo, ma in una larva adulta ci sono molte più cellule, c'è ancora un sacco di divisione cellulare che deve avvenire, un sacco di movimenti, di crescita, eccetera, eccetera. Però quello che fanno engrailed e wingless in queste due celluline, ok, è quello di settare di nuovo un polo, un punto di riferimento. E come lo fanno? Lo fanno di fatto producendo a loro volta dei morfogeni. Essenzialmente, là dove c'è engrailed, noi, le cellule, iniziano a secernere sonic edge. Ne parleremo un sacco, per adesso segnatelo, adesso vi sembra chi, ma poi saprete chi è. Sonic edge, ok, comincia a essere espresso, ed è una molecola segreta che attiva una catena di segnalazione del segnale, bla 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 bla, ci sarà un gradiente, eccetera, eccetera, mentre la sua cellula vicina inizia ad esprimere wnt, che anche lui è una molecola segreta che creerà un gradiente condizionando il destino delle cellule che si trovano lì di fianco.
loro e delle figlie che di lì in avanti inizieranno a formarsi per moltiplicazione cellulare. Ok, e la cosa però interessante di questa coppia di cellule è che di fatto, una volta settato geneticamente questo, questa coppia, lei si automantiene, perché Hedgehog sostiene l'espressione di Wnt nella cellula vicina e la stessa cosa fa Wnt. Ok, quindi la cellula è in Gray-led positiva, quando riceve il segnale Wnt, di fatto attiva la trasmissione, la trascrizione di Sonic Hedgehog. Quindi Hedgehog attiva Wnt, Wnt attiva Hedgehog. Ok, sono due vicini che si dicono: bravo, ma come sei bravo, bello il tuo giardino, ma anche tu, ma è bellissimo il tuo, ma è una figata, così, no? E si incoraggiano a vicenda e in questo modo vanno avanti nello sviluppo, d'accordo? E però di fatto creando anche di nuovo un polo, un punto di riferimento che segna il confine del segmento e che esprime dei morfogeni che in realtà condizioneranno lo sviluppo del segmento. E qui in realtà non mi interessa che lo sappiate nel dettaglio, però ve lo faccio vedere, ok? Perché noi li sappiamo quelli che sono, c'è il fate map delle righe di nuclei, ok? Lo vedete qua? La prima riga di nuclei che vi ho fatto vedere darà origine a queste cellule che esprimono Hedgehog, che fanno un gradiente e che questo scolpirà lo spazio che c'è lì di fianco. Wingless, invece, dove è molto alto, per esempio, specificherà la parte nuda del nostro segmento, dove non vengono peli, non vengono dentelli, meglio, che non sono peli, non vengono dentelli. Ok? E di fatto questo qui, che il segmento finisce qui, dove finiscono le cellule Hedgehog, finisce il segmento, ok? Creerà quel pattern cuticolare che avete visto lì dopo, che avete visto lì. Anche se appunto le cellule sono proliferate, ci sono molte più cellule adesso, però questi lineage hanno settato dei punti di segnalazione che delimitano un confine e mandano a loro volta un segnale che dice nudo, 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 nudo. Questo è Wingless, che è un po' maniaco. E invece l'altro che dice peli, peli, peli. Però ovviamente più ci allontaniamo, più questi messaggi vengono recepiti in maniera differente. Ok? Ce l'avete fatta? Questa è molto difficile, vi devo dire la verità. Questa è una storia molto complicata, quindi vi prego di ragionarci ancora, però ecco, è uno dei modelli su cui si basa la nostra interpretazione del mondo che ci circonda. Va bene, con questo vi saluto. La prossima volta vedremo invece i meccanismi che regolano l'acquisizione dell'identità di diversi segmenti. Oh.